riflessione per me è stata una mia esigenza, perché naturalmente io parlo del disagio sociale dal 75 ormai, di conseguenza vorrei sempre comunicare meglio, diciamo, con le persone che guardano le mie opere. Direttamente con questa persona, siccome io poi, diciamo, ultimamente sto facendo un'arte che è astratta, quindi naturalmente non è di grande comunicazione immediata, ma bensì bisogna leggerla e stare un pochino attenti alla lettura, diciamo, dei miei messaggi. I miei racconti nascono, diciamo, no, e molto evidenti prima con la bidimensionalità. Però naturalmente questo ultimo periodo è appunto la voglia di uscire dalla bidimensionalità e comunicare meglio con la gente, quindi uscire e quindi andare incontro alla persona che sta guardando l'opera. Accanto a questa estroflessione c'è il racconto praticamente, che ormai è un racconto che si legge poco perché è più il volume. Allora, l'architettura in sé, diciamo, la costruzione dell'opera praticamente, il colore e la parte spirituale che vorrebbe migliorare il racconto che c'è a lato, diciamo, no? E quindi di conseguenza la costruisco proprio anche come forma in rapporto al racconto, perché ogni volta che senti una notizia o che parli con le persone o così, hai sempre un qualcosa che ti emoziona. Io, siccome lavoro esclusivamente nelle emozioni, perché per me il discorso, diceva così Picasso una volta, no? Che il pittore è quello che dipinge quello che vede. Mentre invece l'artista dipinge quello che sente, che è un'altra cosa. L'opera estroflessa praticamente, questa diventa un attimino, diciamo, un'estroflessione con una geometria particolare, ma sempre comunque ripresa sempre dalle geometrie classiche, perché forse la geometria è geometria, punto e basta. Anche questo nel racconto, alla fine di tutto, che la gente non riesce più a dialogare. Allora vedi, ci sono due contenitori praticamente, che ci sono sempre quasi in tutti i miei racconti, dove ci sono tutti questi percorsi che collegano le due cose, e quindi il richiamo al dialogo, perché il dialogo è quello che a volte toglie, diciamo, le gelosie, l'inasprimento, diciamo, no, che si crea perché magari tu vedi una persona che ha più di te, e invece no, forse se per caso tu parli con quella persona è più infelice di te. Ogni colore che utilizzo normalmente è rapportato sempre a quello che è la necessità del racconto che è lato. Questo è il mio messaggio, insomma, ma è un messaggio semplice. Con la ceramica sono andato un po' dopo, diciamo, negli anni, fino agli anni 80, così via. Allora, il discorso della ceramica non è il discorso che si fa a Faenza o dove c'è il lavoro classico. Qui tutti gli artisti andavano, l'80% non facevano manipolazione, ma dipingevano. Quindi è un'altra cosa, diciamo, ecco, quindi utilizzavi. Questa è un'installazione che dovevo fare, ma non ho ancora fatto, e la vorrei fare in una galleria. Grazie.
ti diverti anche a fare queste cose. E nel 2011 l'hanno presentato al Salone del Mobile a Milano praticamente. Ho preso i profili delle mie donne degli anni 80, avevo fatto un primo specchio che a metà come questo è nel museo della Fian, che è una villa stupenda del 400 a Pesaro praticamente. E poi io come disegnatore, invece Mazer come architetto ha fatto la parte dietro che sostiene lo specchio, diventa appendiabiti, quindi parla della malattia, il percorso tortuoso per arrivare alla guarigione. La guarigione, ho preso lo spunto degli sciamani, che quando nel villaggio uno è ammalato fanno come un vortice per togliere la guarigione. Prima, ecco perché ti dico di non demoralizzarvi a scuola, perché sicuramente i primi lavori non usciranno bene, però è giusto che sia così, perché dopo si impara a utilizzare i tempi, le quantità, hai capito? Lo assimili, poi alla fine se tu continui, ecco perché sperimentazione, però non saltare subito da una parte all'altra. E trovare proprio dopo la vostra strada, il vostro concetto di lavoro. E sono anche due colombe, e naturalmente la colomba non l'ho fatta solo io, ma addirittura piccolino, che non riusciva a camminare, Picasso corretto il quadro di suo papà. Però invece qui io che vado sempre a Venezia, e Venezia è così bella, no? Da dipingere poi è fantastica, però ho detto, l'hanno dipinta tutti, e difatti questo il titolo è Piazza San Marco. Da quando io vado, e penso che le generazioni, perché vedendo anche le foto del Settecento e così, praticamente c'erano già, esistevano, certo. Forse esistono da quando c'è Venezia. Allora ecco, questa è Piazza San Marco. Benissimo.